Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi torniamo a parlare di manga con una novità appena uscita, ovvero Keijin Reijo, Mostruose Bellezze, un manga pubblicato in Italia da Panini Comics, Planet Manga, e scritto e disegnato da Tetsuya Tashiro. Ora, forse vi ricordate di lui perché è anche il disegnatore di Akame ga Kill, fumetto di discreto successo sia nel nostro paese che in patria, che non avevo mai letto, ma di cui avevo visto a suo tempo la serie animata. Fortunatamente questo fumetto era scritto da tale Takahiro, che non so esattamente chi sia, magari un giorno lo scoprirò, e di Tetsuya Tashiro aveva soltanto i disegni. Se vi state chiedendo perché abbia qua il volumetto è perché ho comprato il pack che conteneva sia il nuovo fumetto che la versione variant del primo numero di Akame ga Kill, che ho deciso di comprare giusto per un po' collezionismo e un po' anche curiosità, non avendo mai letto la versione manga. Ho detto, ma diamogli un'occhiata, vediamo com'è. Non ho sicuramente intenzione di mettermi a recuperarla adesso, anche se in effetti Panini ci dice che è tutto di nuovo disponibile e sarebbe l'occasione ideale, ma non credo, non sono così in vena di shonen nuovi fino a questo punto. Comunque, variant cover, nel caso vi interessasse, è disponibile solo nel cofanetto in fumetteria, oppure, beh, potete farmi un'offerta. No, sto scherzando, non vendo i fumetti in genere. Comunque, torniamo al nostro Keijin Reijo, Mostruose Bellezze. In Giappone è pubblicato sulla rivista mensile Shonen Gangan Joker da Square Enix. Al momento sono usciti 4 volumetti giapponesi e vi faccio vedere anche le cover qui adesso. E se fate un minimo di calcoli, considerando che, essendo pubblicazione mensile, grosso modo esce un volumetto ogni 6 mesi, arriveremo in pari piuttosto rapidamente, anche se non ho idea esattamente con quale rapidità lo pubblicherà Panini in Italia. Non ho controllato, presumo la solita bimestrale, trimestrale? Immagino. In ogni caso, di cosa parla il nostro Keijin Reijo, Mostruose Bellezze? In un mondo molto simile al nostro, certi umani, quando provano una frustrazione insostenibile, si trasformano nei Keijin, mostruose creature che fondamentalmente ammazzano tutto quello che li circonda. Il manga stesso ci dice che dalla comparsa dei Keijin le vittime sono in aumento continuo. Solo quest'anno oltre 600 persone sono state uccise o ferite da questi mostri. Ora, non ci viene spiegato esattamente da quanto tempo abbiano iniziato a apparire i Keijin, ma detta così non sembra tantissimo, credo, però boh. In ogni caso, protagonista della nostra vicenda, il liceale Asuma Sudo, personaggio estremamente affascinante la cui caratteristica principale è essere un erotomane. Infatti il nostro, fin dalla più tenera età, ancora quando frequentava le elementari, ha scoperto l'eccitazione sessuale e ha cominciato a sollevare le gonnelline delle compagne di classe. Questo l'ha portato crescendo a diventare una sorta di esperto del sesso, disprezzato ovviamente dal genere femminile e adorato dai suoi compagni, a cui svela i più inquietanti e turpi segreti. Ma qualcosa nella sua vita è ora cambiata, infatti si è per la prima volta innamorato a prima vista di una ragazza bellissima, che ora non vede più come il semplice strumento con cui appagare i suoi bramosi desideri sessuali, bensì come qualcuno da amare in modo puro ma anche sessuale. Comunque, ovviamente non sa quasi nulla della ragazza di cui è innamorato, se non che frequenta una prestigiosa scuola femminile, talmente esclusiva che dopo pochi giorni viene invitato ad entrarci. E non si sa bene perché. Altrettanto ovviamente, il nostro si troverà a sedersi nel banco dietro alla sua amata. Ah, quando si dicono i casi della vita. Ma ovviamente oscuri segreti si nascondono nella scuola, segreti che ci sveleranno l'appassionante world building di questo manga, e quindi ora ve ne parlerò rapidamente. Fondamentalmente, il mondo è sconvolto appunto da questi Keijin, e chi può scontrarsi contro i Keijin, mostri terribili dai poteri devastanti? Ovviamente soltanto delle belle ragazze che, utilizzando le reliquie di altri Keijin molto potenti, si possono trasformare nelle Keijin Reijo, le mostruose bellezze del titolo. Questo perché i Keijin più forti sono anche tipo dei serial killer, anche piuttosto ispirati a quelli reali e dei film in particolar modo, e quindi si lasciano dietro delle reliquie, ad esempio delle seghe elettriche, maschere da giocatore di hockey, armi, cose tipo macete, altre maschere, balestre, pugnali, cani e gatti che vivono insieme, no, questi no. In ogni caso, quando le ragazze li utilizzano, il potere di queste reliquie entra in loro, trasformandole in selvagge guerriere, che rischiano però di perdere il controllo. E qui entra in gioco il nostro protagonista. Scopriremo infatti che esistono due tipi di Keijin. E qui tutto si fa ancora più trash, nel senso che qualsiasi sia la motivazione che causa la tua frustrazione, l'eccessivo stress ti trasforma in un Keijin spinto da Thanatos, la morte,
e quindi cercherai di uccidere tutto e tutti, tranne in un caso. Ci sono alcuni, pochissimi, vari kaijin che sono spinti da Eros, l'amore, e non si trasformano affatto in mostri e sono semplicemente più forti e veloci, tipo, e questo gli permette di fermare le nostre ragazze quando perdono il controllo, perché l'Eros può bloccarle. Tipo. Ovviamente il nostro protagonista è di questo tipo e quindi a causa di questo diventerà essenziale alla trama del fumetto. Ok. Adesso, perché se tu sei un avvapato non ti trasformi in un mostro assassino, ma se sei un fan dei fumetti che non riesce ad avere tutti i fumetti che vuole, sì, è una bella domanda. Però è così. Quindi, quali sono i lati positivi di questo fumetto? Beh, i disegni non sono male. Il nostro Tetsuya Tashiro ci sapeva già fare ai tempi di Akame ga Kill, qui è anche migliorato. I disegni sono abbastanza standard, ma uno standard buono, niente di particolarmente originale o con uno stile che lo distingua dagli altri, però sicuramente sa disegnare. E oltre a questo sono molto positive anche nient'altro, direi. Ok, i punti deboli di questo fumetto. È un ecchi? No, non lo è in realtà. Ha dei temi ecchi, nel senso che ogni tanto vediamo l'intimo delle protagoniste sparato a caso, ma non è un ecchi vero e proprio, anche perché abbiamo le ragazze che fanno il bagno e non gli ha nemmeno disegnato i capezzoli, il che ci fa capire quanto non sia effettivamente un ecchi. Ok, c'è tanto splatter, questo sì, se amate lo splatter forse potrebbe piacervi, ma devo dire che il world building è talmente stupido da non avere alcun senso. Intanto non mi è chiaro il motivo per cui le reliquie di questi kaijin mantengano i loro poteri, e fra l'altro nella scuola c'è tipo un magazzino che mi fa pensare un po' a quello dei predatori dell'arca perduta, ovvero un posto gigantesco pieno di contenitori di reliquie. Quindi non so da quanto tempo effettivamente ammazzano kaijin, ma non i normali kaijin, ma sì solo quelli ultra potenti, quelli dotati di armi e quasi letali. E nulla. Le mancanze oggettive di questo manga, intanto non esiste un avversario, almeno al momento. I nemici, almeno per quello che si vede in questo primo volume, sembrano semplicemente dei tizi in preda alle loro passioni che cercano di uccidere tutto quello che li circonda per soddisfarle, il che non mi fa ben sperare per i prossimi numeri. Ora, ci sta e che magari andando avanti si inventeranno dei kaijin un po' più senzienti, con magari dei piani un po' più elaborati. Al momento gli unici cattivi intelligenti sono una sorta di società segreta, ma non troppo, perché ha anche i banchetti da cui fa proselitismo, che è a favore dei kaijin. Ora, immaginatevi un mondo in cui, ad esempio, voi andate in piazza e c'è qualcuno che dice: sì, la gente che uccide fa bene a farlo, è bello, bisogna uccidere. No, non credo che funzionerebbe così. Penso che sarebbero messi in prigione piuttosto rapidamente per un atteggiamento del genere. Invece in questo mondo pare di no. Esiste il Kairinto, che è una sorta di partito pro-kaijin, qualsiasi cosa voglia dire. Ah, e sì, mi sono dimenticato anche una cosa fondamentale. Ora, questo è uno spoiler effettivamente su quello che accade nel fumetto. A un certo punto le nostre protagoniste si troveranno in difficoltà perché dovranno combattere senza le loro armi, e sarà quindi Asuma a combattere con il kaijin, che è un kaijin donna, con degli attacchi palpanti in quello che oggettivamente potrebbe essere riconosciuto come molestia. Ricordo un fumetto di She-Hulk in cui effettivamente facevano notare come i cattivi pareva che la molestassero durante i combattimenti. Ora, quelli erano i cattivi, però lui è il buono. Fortunatamente il Giappone non è sensibile come altri paesi. Io mi immagino, se questo fumetto fosse uscito negli Stati Uniti, cosa sarebbe successo quando il protagonista ad un certo punto urla massaggio stimolante super veloce o, peggio, distruzione del muro a colpi di batacchio, dando batacchi contro l'avversaria. Ok, va bene, il protagonista positivo. Comunque, a parte questo, non è che la cosa sconvolga me personalmente, è solo che è divertente quanto certe cose siano viste in modo diverso in società diverse. Comunque, boccio questo fumetto? Nel complesso sì, senza dubbio. Ora, è oggettivamente un manga di basso livello, ha proprio quel fascino del manga di seconda fascia a cui non si darebbe un centesimo, ed effettivamente non gli darei un centesimo. Non è così male alla fine, è anche divertente. Ecco, magari avrei fatto un formato un po' più economico, non con sovracoperta 7,50€, anche se ammetto che in edicola nessuno se lo sarebbe comprato, anche perché le edicole si stanno estinguendo, ma vabbè. Comunque, sicuramente io non lo continuerò. Certo, se fosse stato un manga blasonato, l'avrei distrutto molto di più, immagino. Così vi dico soltanto che non ne vale la pena, se non per i disegni che sono mediamente carini, che non vuol dire belli, vuol dire semplicemente sopra la media del manga medio. È quel classico bello, fine a se stesso, che non ha un'originalità, non ha una riconoscibilità di stile particolare, e quindi finisce un po' lì. Comunque, il punto debole resta la trama, che è assolutamente inconsistente.
l'inevitabile sottotrama romantica che sappiamo tutti dove andrà a finire. Vogliamo dire tsundere? Sì, diciamolo. La protagonista è ovviamente la classica tsundere che si mostra fredda, ma poi ovviamente aprirà il suo cuore al protagonista. In ogni caso, piuttosto che spendere 7,50€ per comprare il numero 2, non lo so. In ogni caso, ve lo sconsiglio, a meno che proprio non siete affamati di shonen, non troviate più nulla da comprare di shonen, ecco, in quel caso non è fra i peggiori. Però, ad essere sinceri, a sto punto compratevi Demon Slayer. È oggettivamente disegnato peggio, ma quantomeno è un po' più personale. A livello di mediocrità, siamo lì, ma qui la banalità si spreca. Se poi volete invece un manga con le ragazze poco vestite che combattono i mostri, c'è quell'altro, Each Heroes di J-Pop, che a sto punto almeno quello è ecchi davvero. Questo è mild soft. Boh, magari se avessi 15 anni potrei anche trovarlo carino, non lo so. In ogni caso, bocciatino, non uno schifo totale, però parecchio cringino, già. Quindi, con questo direi che è davvero tutto e ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram, parliamo di fumetti tutti insieme e anche un canale in cui vi mando una notifica ogni volta che esce un video nuovo, trovate entrambi in descrizione, insieme alla mia pagina Instagram e al mio canale Twitch in cui faccio live tutti i giorni, dal lunedì al giovedì alle 18, il venerdì alle 21 e la domenica sempre alle 21 montiamo dei Gunpla. In ogni caso, se volete sapere cosa penso dei fumetti che ho letto questa settimana, vi aspetto questa sera alle 21, sempre su Twitch. Ma comunque, ci vediamo qui su YouTube al prossimo video. We'll be right back.